l'universo creò. Somma sapienza e splendore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, Tu sei il difensore dei poveri, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, Tu sei il rifugio dei deboli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Tu sei la speranza di noi peccatori, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Presentiamo al Signore le nostre suppliche per il bene innanzitutto spirituale e poi anche per le nostre esigenze temporali. Preghiamo. Concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
La mia bocca, Signore, proclami la Tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la Tua lode. Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore. Nella Tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la Tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la Tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo Santo Spirito. La mia bocca, Signore, proclami la Tua lode. Rendimi la gioia della Tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la Tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la Tua lode. Alleluia, alleluia, alleluia. Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai Suoi apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Condividiamo qualche riflessione sul Vangelo che abbiamo ascoltato, che è molto importante e che è in perfetta sintonia con tutta la Sacra Scrittura, evidentemente, con la storia della Chiesa e con gli eventi di questo luogo, di Fatima. Cioè, noi comprendiamo che come cristiani abbiamo una missione, tutti quanti, non solo il sacerdote, non solo il consacrato, ma anche il battezzato, in quanto battezzato, è un inviato. E dunque ha come missione quella di vivere il Vangelo. E quando tu vivi il Vangelo, lo vivi in modo autentico, in modo serio, cioè ci credi veramente,
inevitabilmente trovi l'opposizione del mondo. È proprio un sillogismo, potremmo dire, è un evento logico. E come Gesù ha detto, se hanno trattato così il legno verde, quanto più tratteranno in modo peggiore il legno secco. E dunque il cristiano, cioè colui che vuole essere discepolo di Cristo, mette in preventivo la persecuzione, la mette in preventivo. Sa che per mantenersi fedele al Vangelo deve dire di no al mondo. Come dice il Signore, non potete servire Dio e Mammona, Dio e la ricchezza, in tutte le formule in cui la ricchezza si può esprimere, perché o amerete l'uno e odierete l'altro o viceversa. Cioè siamo chiamati a fare una scelta radicale, una scelta forte. Quando noi facciamo questa scelta, lo ripeto, i cavalloni, le onde del mondo si infrangono contro la nostra vita, perché diciamo così, come minimo veniamo emarginati, veniamo evitati, proprio perché il nostro stile, la nostra mentalità non è coerente, diciamo, con la mentalità del mondo, la mentalità odierna, la mentalità dell'apparire, dell'avere, del potere. Ecco. Quindi sappiamo, io penso che ognuno nel suo piccolo fa un po' questa esperienza di persecuzione. E se c'è questa esperienza nella tua vita, rallegrati, dice Dio. Entriamo nel Vangelo delle Beatitudini. Rallegrati, perché significa che veramente stai seguendo il Signore. Significa che veramente vuoi fare il cristiano sul serio, non solo così a parole, in apparenza. E allora la persecuzione è un segno che sei sulla via giusta, sei sulla via giusta. Ma devi anche sapere che quando sei nella persecuzione non ti mancherà mai l'aiuto di Dio, la grazia di Dio. L'abbiamo sentito, non siete voi a parlare, non preoccupatevi di quello che direte, di come vi comporterete, ma è lo Spirito Santo che vi guiderà in ogni vostra azione, in ogni vostro pensiero, in ogni vostra parola, dandovi anche la prudenza del serpente. Cioè, non è che il cristiano si deve buttare nella bocca del leone, ma deve lasciarsi condurre dallo Spirito Santo, deve essere anche prudente. C'è il momento in cui sei chiamato a testimoniare con forza, c'è il momento in cui sei chiamato a nasconderti per evitare i mali che il Signore non ti chiede. Così ha fatto anche Gesù, lo sappiamo, non si è immolato immediatamente. Quando sapeva che i giudei lo perseguitavano, andava in un'altra città. Quando è arrivata la sua ora, l'ora di dare la propria vita, ha dato la testimonianza suprema. Al tempo stesso siamo chiamati ad essere semplici come colombe, cioè ad essere veraci, a non rinnegare la nostra fede, a dare testimonianza con la nostra vita. E se noi, ecco il terzo termine fondamentale, e se noi perseveriamo in questo stile di vita, se noi perseveriamo nella sequela autentica del Signore, a suo tempo mieteremo, a suo tempo raccoglieremo. Cioè l'orizzonte del cristiano è sempre un orizzonte di felicità, di realizzazione, di pienezza. Noi dobbiamo temere una sola cosa, di separarci da Gesù Cristo. Questa è l'unica cosa che dobbiamo temere come il diavolo. Perché se noi ci separiamo da Gesù Cristo, abbiamo perso tutto. Se noi, soffrendo, rimaniamo uniti a Gesù Cristo, ecco, la nostra riuscita è assicurata. Il Signore ci farà superare tutti i contrasti, le opposizioni, le contrarietà del mondo e arriveremo al porto sicuro della vita eterna.
Questa è l'esperienza che ha fatto Gesù Cristo per primo, ha fatto la Vergine Maria, tutti coloro che si pongono alla sequela di Cristo hanno fatto questa esperienza di persecuzione, di aiuto nella persecuzione e di perseveranza fino alla meta finale. Come dice San Paolo, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, ora mi spetta la corona di gloria che il Signore giusto giudice mi consegnerà. Ecco, questo è il percorso cristiano. Quindi non temiamo se abbiamo posizioni, contrarietà, contrasti, tutte cose che ci vengono addosso nella vita. Impariamo a viverle come e con Gesù Cristo. Questo poi è il messaggio che ci insegnano anche i pastorelli. I pastorelli, i quali, pur essendo bambini, si sono lasciati impregnare dallo Spirito del Signore e non hanno avuto paura di nulla, neanche di quel governatore che li minacciava di buttarli nell'olio bollente se non avessero rinnegato le apparizioni. Loro hanno detto no, noi siamo fedeli a Gesù Cristo. Ecco, questa fedeltà fino al martirio, che è anche il martirio della nostra quotidianità, il Signore la benedice e la premia. E dunque stiamo sereni, stiamo tranquilli, appoggiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza su Gesù Cristo e sulla Vergine Maria, che ci accompagna ogni giorno, mano nella mano, e ci consola e ci aiuta. Dunque dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo essere ottimisti sempre e trasmettere questa positività, questa pace anche alle altre persone, che però, e concludo, non è una pace frivola, una gioia dell'apparire. Sono andato a una festa, ho vinto all'Enalotto, non so, metteteci tutto quello che volete, ma è una pace, una gioia, una serenità che è frutto di un dolore vissuto assieme a Gesù Cristo. Questo produce pace, serenità e fiducia. Ecco perché noi possiamo trasmettere queste virtù, questi beni anche al mondo intero, in modo che tanti altri possano condividere il nostro percorso. Lo sappiamo, la Madonna chiede la riparazione e la preghiera per la conversione dei poveri peccatori, noi per primi. Ecco, allora vogliamo rivolgere qualche preghiera al Signore. Ripetiamo assieme: donaci, Signore, la tua grazia. Donaci, Signore, la tua grazia. Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore, preghiamo. Donaci Signore, la tua grazia. Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia, preghiamo. Donaci Signore, la tua grazia. Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo, preghiamo. Donaci, Signore, la tua grazia. Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua grazia. Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli, preghiamo. Donaci, Signore, la tua grazia. Presentiamo al Signore le nostre preghiere personali, in particolare in sintonia con il Vangelo che abbiamo ascoltato. Lo Spirito Santo ci faccia sempre più comprendere l'importanza e la bellezza di essere discepoli di Cristo, ci dia la forza di seguirlo in modo fedele e autentico e ci mantenga perseveranti fino all'ultimo giorno della nostra vita, in modo che anche noi possiamo entrare nella vita eterna. Per questo preghiamo. Donaci, Signore, la tua grazia. Padre buono, tu sei giusto e fedele, e sempre ascolti le suppliche di chi ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non l'hanno avuto mai, se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Prendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Ci soccorra, o Signore, l'immenso amore del tuo Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla parola del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Libera noi e l'umanità dal maligno che vuole separarci da Te. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con un cenno del capo, uno sguardo di amicizia, ci scambiamo la pace di Cristo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti mantengano la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita sulla mano.
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi. Formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà, vivremo da fratelli, la Chiesa è carità. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo la Vergine Maria con una Salve Regina e lo vogliamo fare innanzitutto con sentimenti di lode, di ringraziamento a Dio per tutti i doni che ci fa, a iniziare dal dono della vita, il fatto di essere cristiani, di essere nella Chiesa Cattolica. Abbiamo tanti motivi per ringraziare Dio. Ecco, tante volte noi ci concentriamo più sulle cose che non vanno. Se noi ci fermassimo un attimo a pensare a tutti i benefici che Dio elargisce nella nostra vita ogni giorno, non avremo tempo per lamentarci. Ecco, il Signore è contento quando vede un cuore riconoscente. E poi voi sapete, Dio è papà, e quindi per ogni cosa Lui si prende cura, non dobbiamo temere nulla. Noi andiamo avanti, perseveranti e uniti al Signore Gesù e alla Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E su voi tutti che avete partecipato con fede alla Santa Eucaristia e anche sugli oggetti sacri che portate con voi, possa scendere la benedizione di Dio Onnipotente, vi possa accompagnare ogni giorno, donarvi tanta pace, tanta fiducia, tanta speranza. E vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Ave,